Il 31 ottobre è la festa di Halloween. Molti ragazzi si travestono da personaggi di film horror o da mostri, ma c'è chi contesta questa festa e scende addirittura in piazza per dire che la festa di Halloween porta un messaggio negativo. Molti italiani vedono questa festa come un momento per festeggiare, divertirsi. Invece a me non mi piace. Non alla luce delle tenebre. Perché tenebre? Tenebre, ma scusami, basta guardarli in giro, mascherati da morte, da vampiri. Non è vita e non è luce di sicuro, rappresentano la morte. Come mai la festa, diciamo, per Halloween, voi siete qua in piazza a manifestare? Siamo qua in piazza a manifestare la gloria di Dio. Come mai questa festa di Halloween ha preso così piede in Italia? Che motivo c'è? Il motivo vero e proprio non lo conosco, posso dire alcuni motivi, sicuramente lo studio anche della lingua inglese, della cultura inglese nelle scuole è allargato, poi sicuramente il gusto del macabro a certe persone piace. Gli siete venuti qua in famiglia stasera? Certo, tutta la famiglia. Come mai invece di portare i bambini a festeggiare Halloween avete deciso di portarli a questa manifestazione? Perché Halloween è tenebre e Gesù è la luce. E quindi rispetto alle tenebre io preferisco molto di più la luce. Come bambini lo sanno questa differenza? Assolutamente, sono i primi a saperlo, chiedilo loro. Per noi cristiani Halloween è una festa satanica. Che è satanica? Halloween vuole prendere in giro la festa di tutti i santi ed è una festa che viene dai druidi, viene da situazioni sataniche di tanto tempo fa. Perché vogliamo salvare questa città. Vabbè. Quindi portare, far capire soprattutto ai giovani del rischio che si corre per queste serate. Le tenebre a me non mi piacciono, quindi è meglio andare con il Signore, non con le tenebre. Questa sera le persone che tipo di problemi possono incontrare? La sera di Halloween? La sera di Halloween può portare classiche problematiche come si potrebbe eccedere nel bere. Magari tu ti trovi a fare qualcosa senza sapere esattamente qual è il significato di questa cosa. Succedono tante cose, succedono perché approfittano proprio di questi giorni. Perché questa sera è la sera in cui, sicuramente lei lo sa, nel mondo si scatenano le forze delle tenebre in un modo incredibile. È la serata in cui ci sono più suicidi, omicidi e cose incredibili in tutto il mondo. Si innalzano molto le tenebre stasera, tutti che si travestono. Molti vedono questo momento come festa, diciamo, per divertirsi. Non è una festa che è del Signore questa, una festa satanica. E noi abbiamo trovato la festa e la gioia non nella morte ma nella vita. Questa rappresenta la luce di Gesù. Cosa vuol dire Halloween? Cosa rappresenta? Che cosa rappresenta di preciso non lo so. Perché crediamo che è molto importante Gesù Cristo nella nostra vita. Sì. E poi anche perché sappiamo le vere origini di questa festa di Halloween. Che sarebbero adesso esattamente, cioè in questo momento... C'entra poco con l'Italia, con le tradizioni italiane. Ma al di là dell'Italia secondo me c'entra poco con la persona, non vedo perché festeggiare dei morti o della magia, tutto qua. E anche l'America si sta risvegliando, io sono stato a New York e a Buffalo, ho visto delle cose incredibili, lì veramente è una festa incredibile. Si stanno risvegliando i cristiani, stanno veramente dicendo che per i bambini questa festa delle streghe è qualcosa che è nociva, per cui noi non siamo contro, mai, mai. Siamo per la luce di Cristo a Modena. Gli italiani sanno questa Secondo cosa? Secondo me molti lo sanno, però continuano. Cioè nel senso che alcuni lo sanno, però non hanno coscienza della verità vera e propria.